Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. Vado ad eliminare la parte esterna del cocomero. A questo punto lo vado a tagliare a dadini di circa un centimetro. Questa è una ricetta velocissima e facile da realizzare, con due ingredienti che stanno molto bene insieme: il cocomero, la parte più fresca e croccante, insieme alla feta che darà la sapidità al tutto. Una volta che l'avrò tagliato a dadini, lo vado a mettere in una ciotola. Adesso è il momento della feta, lo andrò a tagliare sempre a dadini ma più piccoli. Qui potete decidere se condire con sale e olio oppure no, e quindi in questo caso comunque avremo sempre la parte sapida della feta insieme alla parte fresca e croccante del cocomero. Il nostro piatto quindi a questo punto è pronto.